Buongiorno a tutti. Abbiamo voluto anche quest'anno, nonostante il periodo, le complicazioni che ci sono, mantenere questa tradizione della conferenza stampa di fine anno. Ci sembrava giusto per dare anche un segnale importante di continuità, di quasi normalità, perché non si può parlare di normalità. Lo vogliamo fare, lo abbiamo scelto di farla qui in piazza per alcune ragioni. Una ovviamente per rispettare noi per primi quelle che sono le disposizioni dei DPCM, quindi uno spazio dove poter fare questa conferenza in estrema sicurezza. Dall'altra perché la piazza rappresenta un simbolo, il centro e il cuore pulsante della città, è il luogo che è stata occasione di momenti anche di, se volete, di protesta, di incontri durante anche i momenti più difficili di questo 2020. È stato il luogo degli eventi, il luogo sotto l'albero di Natale che è il simbolo anche di queste festività. Parlare del 2020 ovviamente è un anno straordinario che sotto certi aspetti, lo dico spesso, anche inimmaginabile. Solo qualche mese fa, prima del lockdown, nessuno poteva immaginare una cosa del genere, quindi è un anno caratterizzato soprattutto dal Covid-19, dalla pandemia. E come tutte le cose improvvise, non previste, ti mettono a dura prova, inevitabilmente non sei preparato, non hai uno schema a cui riferirti. E quindi ci siamo messi in discussione, abbiamo dovuto ripensare la nostra organizzazione. Però oggi, il 29 dicembre, se ci guardiamo alle spalle, pensiamo di poter dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo stati in grado, nei momenti più difficili, di dare le risposte che la gente si aspettavano. E questo lo riscontriamo anche nei colloqui, nelle manifestazioni di ringraziamento che abbiamo avuto nel periodo. Specialmente nella prima fase del lockdown il ruolo dei comuni è stato fondamentale, forse è stato l'elemento più forte di coesione sociale, è stato il riferimento per l'organizzazione, il riferimento della gente fondamentale. In questo secondo lockdown, in questa seconda fase della pandemia, la cosa è diversa, ovviamente il rapporto anche con la gente è diverso, ma in quella fase posso garantirvi, e qui chi è con me lo sa benissimo, ma anche voi eravate in prima linea, avete raccontato e descritto quelle situazioni. Siamo passati dal dover dare delle risposte più immediate, dall'aiuto proprio alla popolazione. Noi quotidianamente, ogni giorno, ci incontravamo con il COC per fare il punto della situazione su quella che era le necessità, le iniziative da mettere in essere giornalmente. Quindi dall'aiuto alla popolazione, a cominciare dalle cose più elementari, dai beni essenziali, dai pasti, dall'aiuto alle famiglie che avevano delle fragilità in casa, il dover riorganizzare e aiutare le persone che erano costrette a stare in casa, il rapporto con i ragazzi, con le scuole, il rapporto costante con le categorie economiche, quelle categorie che erano state più fortemente colpite rispetto ad altri. Allora, su questo alcuni elementi. Ovviamente volerò alto, non entrerò nel particolare. Sì, inizia a piovere, cosa vogliamo fare? Continuiamo finché riusciamo, rimaniamo imperterriti. Dicevo, il primo rapporto è stato proprio l'aiuto alle popolazioni e qui devo dire, sento anche il dovere di ringraziare tutti i componenti della giunta. Fra l'altro qui c'è anche Caterina Del Bianco che oggi non è più parte integrante ma ha condiviso gran parte dell'anno con noi, mi fa piacere che ci sia, col vice sindaco, con tutti gli assessori che con le proprie deleghe hanno quotidianamente affrontato le questioni mettendosi in discussione. Le parti, i settori più operativi dell'amministrazione comunale, dove lo stesso non si sono sottratti, non si sono tirati indietro anche nei momenti in cui c'erano dei rischi anche per le persone. Gli aiuti alle popolazioni, riferimento particolare lo dicevamo a cominciare dagli aiuti dei buoni pasto, ad aprile abbiamo consegnato importanti buoni pasti, lo stiamo facendo adesso nel mese di dicembre, lo faremo nel mese di febbraio, rimanendo su quelle che sono le attività delle politiche sociali che sono state, come dicevo prima, messe a dura prova in questo anno, ma oltre ad affrontare le emergenze hanno svolto anche un lavoro grande di innovazione, di
nuova sperimentazione di riorganizzazione, in alcuni casi anche rivoluzionaria. Mi viene da pensare tutta la nuova organizzazione all'ambito sociale, all'integrazione di tutta una serie di attività, dall'apertura di nuovi punti, l'ultimo l'abbiamo inaugurato proprio pochi giorni fa a Sant'Orso, tutte le attività con la disabilità, tutte quelle problematiche che ci hanno visto fare un lavoro importante per far riaprire i centri subito dopo il lockdown, che non era scontato, non era difficile, e qui c'è stato veramente un lavoro importante. Si è proseguito in questo anno anche sulle attività di affido, devo dire con grandi risultati, dove si è riuscito a arrivare alla fine di tutti i ragazzi a tempo pieno. E, tornando all'attività della pandemia, un altro lavoro importante che vi dicevo è stato quello rivolto alle scuole, ai ragazzi, specialmente nei momenti di maggior restrizione è stato fatto un lavoro anche a distanza, sia nell'accompagnamento nelle lezioni, sia creando delle attività attraverso i social per tenere compagnia ai ragazzi, ma anche agli adulti. Mi vengono in mente tutta una serie di iniziative fatte. La vicinanza anche alle attività economiche, alle attività commerciali. Devo dire c'è stato un dialogo costante anche in quelle giornate con interminabili per condividere e ripensare tutta una serie di iniziative. Ma tornando alla scuola, anche su questo è stato fatto un lavoro veramente importante, devo dire difficilissimo, perché non è facile immaginare cosa c'è dietro al solo pensiero di riorganizzare, di far ripartire le scuole, per esempio, sia alla fine del lockdown. Pensate un lavoro importante che è stato fatto in estate con la riapertura dei centri estivi. Noi siamo riusciti a riaprire 130 posti per i centri estivi, con anche ovviamente un impegno economico importante, con il reinserimento di nuovo personale per garantire gli spazi e le misure di sicurezza, ma anche il lavoro fatto alla riapertura delle scuole a settembre. Per 5.000 utenti, 47 istituti scolastici tra materne, asilinire, elementari e scuole medie, si è dovuto rimettere in discussione tutto quanto, si è dovuto rimettere mano all'organizzazione del personale, e su questo devo dire e devo complimentarmi e ringraziare tutti coloro che ci hanno operato, dall'assessorato alla struttura, perché noi dal primo giorno eravamo operativi, con compresi gli annessi servizi di refezione e di trasporto. Beh, abbiamo investito per questo 1 milione di euro per garantire la normale funzionalità dal primo giorno in sicurezza di tutte le strutture scolastiche. Abbiamo anche guardato le difficoltà che attraversavano le famiglie, riducendo anche le rette. Abbiamo portato riduzione al 50% al secondo figlio, al 70% al terzo figlio. Dicevo, anche il rapporto con le categorie economiche, c'è stato un dialogo con le associazioni di categoria, con le rappresentanze di tutte le associazioni economiche costanti, che ci hanno portato a fare anche delle scelte con gli strumenti che avevamo, ad integrare anche iniziative che potessero aiutare questo momento difficile, che si integravano con i ristori, con gli aiuti che venivano portati dal governo. Abbiamo dovuto rimetterci in discussione, mi viene in mente, con l'arrivo dell'estate. Sapete che il turismo è un comparto importante per la nostra città. Abbiamo anche su questo ci siamo messi in discussione, e oggi possiamo dire, perché abbiamo tutti i dati, che quelle scelte che abbiamo fatto, ve le ricordo, fanno in plein air, fanno una location in sicurezza, e la scelta di andare incontro, che abbiamo condiviso anche con altre città, ma l'abbiamo fatto anche prolungando i periodi, con l'occupazione, il raddoppio dell'occupazione del suolo pubblico gratuito, che ha dato risultati significativi e importanti, perché se andiamo a vedere i dati a livello nazionale e i dati a livello locale, se abbiamo avuto un meno 15 o un meno 25 tra presenze e arrivi, considerato che tutto giugno e metà luglio sono stati inesistenti, e le andiamo a spalmare nei mesi di agosto fino a settembre, il dato
da negativo diventa positivo, e quindi questa è una dimostrazione che Fano è stata percepita. Le scelte che abbiamo fatto sono state importanti. Visto che parliamo di turismo, vorrei anche soffermarmi sulle scelte che abbiamo fatto. La scelta di, anche qui, rivoluzionaria sotto certi aspetti, perché mai la nostra città aveva visto una strategia così profonda che rimettesse in discussione il nostro modo di farci percepire, con un percorso che è passato anche attraverso gli stati generali, ma che erano una continuità con il passato, partite già da alcuni anni, ma che hanno visto l'attuazione di nuove strategie, che hanno trovato la condivisione, e oggi mi fa piacere perché nell'ultima presentazione hanno visto una condivisione e un plauso di tanti osservatori del mondo del turismo. Molti di voi erano presenti alla call con i consiglieri comunali, e i vari interventi che sono stati una conferma di tutto questo. Un lavoro importante che ha visto la città anche in riferimento con il territorio, con un lavoro di programmazione anche con le vallate che stanno alle nostre spalle. E con l'estate, rimanendo sull'estate, ovviamente rimettendo, ripensando le formule e i moduli, abbiamo mantenuto anche una vivacità in sicurezza. Voglio ricordare tutti gli eventi che si sono mantenuti, che hanno avuto un grande successo con alcune innovazioni, come i mercoledì degli artisti, ma tutti i vari festival jazz, Brodetto Fest, Passaggi Festival, tutta una vivacità che insomma è stato di forte attrazione, con presenze significative e in sicurezza. Anche qui devo dire anche un lavoro importante fatto anche dalla Polizia Municipale, dalle operazioni di volontariato che ci hanno coadiuvato anche nel garantire la sicurezza. Visto che cito la parola sicurezza, anche nel 2020 c'è stato un lavoro di investimento per proseguire la rete di controlli per quello che riguarda la sicurezza del territorio. Detto questo, ovviamente, come dicevo, il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia, che ci ha costretti a rimetterci in discussione, ci ha costretti a rivedere la nostra organizzazione, ha portato inevitabilmente dei ritardi, ma non ha bloccato l'attività amministrativa, i nostri obiettivi che ci siamo dati, obiettivi di annuali e di mandato. Quindi è continuata parallelamente anche l'attività amministrativa, quindi con la prosecuzione di tutti quei cantieri, di quei progetti che erano in tirene, cercando di portarli a conclusione, facendone partire degli altri. È chiaro che alcuni mesi di ritardo ci sono, inevitabili, lo ricordavo, lo citavo prima, se penso ai momenti di lockdown le attività anche delle aziende si sono fermate, quindi alcuni lavori si sono completamente bloccati, anche i bandi, tutta una serie di attività hanno avuto un rallentamento. Quindi però le attività, come dicevo, sono proseguite, e altre sono in fase di avvio che vedranno la luce a cominciare dalle prime settimane del 2021. Prima parlavo di scuole. Sulle scuole non c'è stato solo un lavoro di organizzazione importante, fra l'altro, ecco, mi ero dimenticato, anche quest'anno abbiamo avuto un riconoscimento, fra l'altro, importante come seconda qualità, per qualità delle mense, come della classifica, come seconde in Italia. Lo scorso anno eravamo i primi, comunque negli ultimi anni sempre state primi o secondi, e questa è un'ulteriore conferma dell'attenzione, del lavoro che facciamo in questo senso. E anche su quello che riguarda gli interventi, la scuola di Cucurano è ormai terminata, ormai ci sono rimasti soltanto gli elementi particolari dell'esterno, però è conclusa. E adesso partirà la gara d'appalto, che è già in pubblicazione, per la Gandiglio, i lavori per la staticità, per la sismica. Anche sulle scuole, in questi anni abbiamo fatto un lavoro importante e siamo intervenuti in quasi tutte le scuole, quindi c'è un investimento fatto negli anni significativo. Anche nel 2020, oltre
a quelle di maggior impatto. C'è stata una serie di interventi nelle varie scuole, da alcuni piccoli, alcuni medi, in particolare mi viene in mente l'albero azzurro, sono stati interventi vari in diversi asili. Poi, sempre per parlare degli interventi strutturali e nuovi interventi, passando alla disciplina dello sport, che è un'altra di quelle tematiche forti dove c'è una forte attenzione, su questo, pensando al 2020, mi viene in mente la riqualificazione del circuito Marconi. Sembra fatto da tanto tempo, ma è stato eseguito nella primavera del 2020. L'intervento sulla tante volte citata palestra di Cucurano, non se ne parla più perché l'intervento è stato fatto, anche questo nel 2020. La nuova palestra, l'ampliamento del Palace Trave, come avete visto è in via di conclusione, dovevamo terminare i lavori per dicembre, però per alcune forniture slitta di alcune settimane, ma siamo anche qui in fase di arrivo. C'è la nuova palestra a Cucurano, nella nuova struttura scolastica, anche quella è una bella palestra, spaziosa. Sono partiti i lavori allo stadio Mancini, sono in applicazione, finiranno ad aprile, lì andiamo a intervenire sulle tribune, sull'illuminazione. Anche qui è partita la gara d'appalto, aggiudicati i lavori dello spogliatoio del campo dei militari, così chiamato in via Pisacane. Faremo degli interventi già finanziati e appaltati nella struttura di Bellocchi per 170.000 euro per l'efficientamento. Abbiamo partecipato al bando periferie nel 2020, adesso aspettiamo l'esito, e abbiamo presentato il progetto per la sistemazione e rifacimento nuovo della pista di atletica leggera, che è un impianto importante e fortemente atteso. Proseguono i lavori della piscina che, come sapete, sono realizzati dalla fondazione, ma c'è un percorso condiviso con l'amministrazione comunale. Poi ci sono una serie di progetti importanti che hanno visto la conclusione. Il primo che mi viene in mente, anche questo dove ci mettiamo il cappello, perché devo dire grazie alla determinazione che questa amministrazione ci ha messo negli anni, la caserma dei Vigili del Fuoco è stata aggiudicata completamente, quindi possono partire da un giorno all'altro, partiranno, è un'azienda dell'Abruzzo che ha vinto e inizieranno i lavori subito dopo l'Epifania. È in via di conclusione, che qui è terminato, il centro sociale di Gimarra, anche quello un intervento importante atteso da tempo in quel quartiere. Abbiamo finito i lavori, ma non ultimati, del piazzale al Lido per la raccolta delle acque. I lavori importanti sono tutti terminati. C'è un piccolo, non dico contenzioso, un piccolo problema per la cabina con l'Enel, l'RFI per le distanze, ma adesso abbiamo concordato la soluzione, quindi è anche qui questione veramente di poco tempo, però anche quella è un intervento atteso da anni che porta una soluzione ad un problema annoso. Nonostante le disavventure, il centro di pari opportunità che sta prendendo forma, ormai siamo agli sgoccioli, lì avevamo avuto un incidente di percorso dell'azienda che faceva i lavori che ha avuto delle problematiche. Abbiamo appaltato il bando per la Darsena Borghese, e quello è un altro fiore all'occhiello della città, anche questo partiranno a brevissimo i lavori e per primavera verranno ultimati, e quello diventa una piccola bomboniera che andrà a qualificare la nostra città. Cito i fanghi, abbiamo rinnovato nell'ultimo consiglio ancora la permanenza per un anno, ma fortunatamente non dovremo utilizzare questo tempo. Però la Commissione, lo dico perché anche su questo noi ci abbiamo messo veramente del nostro, a cominciare anche in prima persona, rasentando di essere denunciati per stalking nei confronti dell'autorità portuale, tant'è che abbiamo messo anche componenti fanesi nella Commissione proprio per accelerare le tempistiche, ma qui veramente siamo nelle questioni di un paio di settimane. La Commissione si è già riunita, il 4 gennaio si rivedrà, per cui siamo veramente agli sgoccioli.
E non abbiamo, prestiamo attenzione anche a quella che è la casa della città, la residenza municipale, continuando le manutenzioni per sistemarlo. Stiamo iniziando i lavori di straordinaria manutenzione al teatro, che è un gioiello importante della nostra città, e avevano delle parti che necessitavano di interventi e con l'ultimo consiglio l'abbiamo finanziato. E c'è un lavoro che facciamo con il patrimonio anche sul nostro piccolo patrimonio, i piccoli centri, abbiamo messo delle risorse per fare degli interventi, sono le campane per dire che stiamo dicendo cose importanti. E dicevo, quindi c'è un'attenzione come abbiamo avuto negli anni passati sulle grandi strutture, no? Ricordo l'ex tribunale, l'ex caserma dei carabinieri, per citarne alcune. Continuiamo i lavori alla Rocca, sulla sala superiore. Sta andando avanti il lavoro all'archivio di Stato, dove la parte dell'amministrazione comunale è quasi terminata, la sovrintendenza sta procedendo, quindi pensiamo che anche questo nel giro di un anno e mezzo possa avere, vedere la inaugurazione definitiva. Abbiamo proseguito anche nel 2020 l'estensione dell'illuminazione, facendo attenzione anche nei quartieri, su quelli che sono i percorsi pedonali, mi viene in mente San Lazzaro. Dicevo prima l'installazione anche di nuove telecamere per la città. Stiamo facendo un lavoro, anche stamattina abbiamo approvato un progetto di fattibilità dei nuovi parcheggi, fra l'altro in aiuto anche al centro con la caserma abbiamo esteso, c'è stata l'estensione fino per tutto l'anno, dal 1 gennaio, della possibilità di parcheggiare anche la sera. E un'attenzione al decoro, all'arredo urbano, anche questo abbiamo appaltato, i lavori partiranno adesso con le prime giornate di sole per quello che riguarda Sassonia, per quello che riguardano alcuni parchi della periferia dei nostri quartieri, a cominciare da Tombaccia, Carrara. Come vedete abbiamo un'attenzione anche a quelli che sono i quartieri più periferici. Sono state una serie di manutenzioni straordinarie, penso a San Cesario, all'Anello, a tutta una serie di strade che richiedevano una manutenzione importante, Sant'Orso, tutta una serie di strade che adesso hanno visto, dovevamo, anche queste sono quelle che hanno avuto un ritardo causa lockdown, causa la pandemia, quindi ha spostato di alcuni mesi l'intervento, ma partiranno e sono interessati diversi quartieri. Prosegue anche il nostro lavoro sulla mobilità sostenibile, sulle ciclabili. Adesso si stanno per terminare i lavori del tratto ciclabile da Ponte Sasso a Torrette. Tra poco inizieranno i lavori per la ciclabile di via 4 Novembre, la sistemazione della via Dante Alighieri. Fra l'altro abbiamo appena avuto l'informazione di aver avuto un ulteriore finanziamento di 200.000 euro per ulteriori piste ciclabili. Anche questo mi piace sottolinearlo, c'è un'attività costante nella ricerca di risorse aggiuntive, perché se noi dovessimo fare riferimento soltanto alle risorse dell'amministrazione comunale faremmo poche cose. E se negli anni abbiamo fatto tanti interventi è grazie anche a questa capacità di partecipare con progetti ed esserci, farceli finanziare. Un altro intervento importante, sembra che sia passato un secolo, ma in realtà pochi mesi, è il nuovo ponte sul Metauro. Anche quello è un'opera straordinaria. L'avete anche sperimentato cosa voleva dire avere un solo ponte sul Metauro, perché, ironia della sorte, pochi giorni prima dell'inaugurazione l'ANAS ci ha bloccato all'utilizzo parziale con il senso alternato, e ricordate le file, le stress, le lamentele, e quindi quella è stata un'opera straordinariamente importante. Stiamo proseguendo, e qui c'è stata un'inversione di tendenza rispetto al passato, un'attività per l'efficientamento energetico utilizzando anche canali di finanziamento che ci sono, che diventano anche questi aggiuntivi. Un altro elemento caratterizzante del 2020 è stata la difesa della costa. Io ho bene in mente le immagini di quando sono diventato sindaco, dei primi anni,
di cosa era la Sassonia, di cosa erano parte del litorale. Ricordo le immagini e le fotografie dei giornali che raccontavano quelle scene che, dobbiamo dire, oggi non si ripetono più. Ci sono ancora problemi di erosione sulla quale stiamo lavorando, però il 2020 è stato l'anno della conclusione dei lavori della protezione di Sassonia, è stato l'anno della progettazione e conclusione della progettazione del Metauriglia, fra l'altro adesso siamo pronti per la gara d'appalto per far partire gli interventi dei 4 milioni del primo tratto di Metauriglia, rinforzamento di Ponte Sasso. Ovviamente non ci fermiamo e non ci accontentiamo di questo e proseguiamo, però mi piace sottolineare che in alcuni anni, per quello che riguarda la difesa della costa, la città di Fano ha investito 8 milioni di risorse e non sono banali e non erano scontate. Sta proseguendo il lavoro sulla grande viabilità, i 20 milioni che la Regione ci ha destinato a seguito del protocollo sulla sanità. Quindi, come avete avuto modo di ascoltare anche nelle ultime interrogazioni in Consiglio Comunale, stanno procedendo e sono stati dati i primi incarichi per proseguire il lavoro. Per quello che riguarda il piano regolatore, abbiamo nel 2020 approvato il documento Le politiche urbanistiche del nuovo piano regolatore, che era il primo passaggio. Ecco, il piano regolatore è un po' risentito della pandemia perché ovviamente con l'impossibilità di poter dialogare, siccome ci piace fare i percorsi e le scelte di pianificazione in modo condiviso e partecipato, per cui non abbiamo potuto dar seguito a tutta una serie di incontri che metteremo in cantiere nel 2021 e ci sarà anche un'accelerazione sull'attività del piano regolatore. Per quello che riguarda anche la cultura, è stato un anno ricco. Fano dimostra di essere sempre una città fortemente vivace. Ci siamo candidati a capitale della cultura, ci siamo candidati a capitale del libro con l'attività delle biblioteche importante che anche in un anno difficile ha registrato successi straordinari. Per quello che riguarda la capitale della cultura, è chiaro, c'è il rammarico di non essere rientrati tra le 10 finaliste, però mi sento di dire che è stato un percorso che ci ha gratificato e ci ha dato dei risultati, perché ha portato Fano a svolgere un ruolo, ad essere riconosciuta, ci ha portato a fare tutta una serie di iniziative, di eventi, ma soprattutto ci ha avvicinato a tante figure che oggi, di cui oggi godiamo del frutto, perché ci accompagnano anche in un percorso di crescita, come dico io, che Fano deve rientrare nella mappa culturale del paese, perché abbiamo tutte le caratteristiche, abbiamo tutte le capacità, ma soprattutto una vivacità straordinaria. Guardate, anche in queste giornate, in queste festività, che sono festività difficili, però grazie anche a questo nostro modo di coinvolgere, con questa nostra vivacità, abbiamo elaborato una proposta, abbiamo dagli addobbi, dagli eventi, dalle iniziative organizzate, penso che insomma ce lo riconoscono in tanti, nello scenario delle città anche intorno a noi possiamo dire che di aver ottenuto tra i risultati migliori. Proseguono le attività dell'ITI, siamo giunti alla conclusione della prima fase della progettazione del Sant'Arcangelo, fabbrica del Carnevale, proseguendo anche il lavoro di partecipazione. Tra pochi mesi ci sarà l'esecutivo, anche questo è un risultato e c'è stata un'accelerazione. Devo dire che stiamo rispettando il calendario che ci eravamo dati, perché anche l'ITI sarà uno di quegli interventi che porteranno un vantaggio alla città. Sul Teatro Romano abbiamo concluso nel 2020, anche qui sembra che sia passato tanto tempo, ma l'acquisto dell'ex Filanda, quando tutti i comuni in Italia tendono ad alienare, a vendere, noi abbiamo acquistato un bene, un immobile strategico nel centro della città che dovrà ospitare un contenitore straordinariamente attrattivo, e anche su questo voglio sottolineare che non siamo stati con le mani in mano, c'è stata un'accelerazione. Abbiamo affidato risorse per fare nuovi sondaggi per capire cosa c'è sotto di ancora interessante.
abbiamo affidato incarichi per la staticità della struttura, che sono fondamentali per conoscere qual è lo stato, per capire cosa poter fare successivamente. Lo abbiamo fatto con la Federiciana, anche sulla Federiciana abbiamo affidato gli incarichi per la staticità, perché anche lì abbiamo progetti ambiziosi. Facevo riferimento alla vivacità che questa, che la città ha, delle tante associazioni culturali, tanti eventi, tanti festival che si sono riconfermati, rigenerati e che hanno avuto un grande consenso, ma anche iniziative con la sua originalità, mi viene in mente per citarne uno, letteraria, le attività fatte anche con il centro di pari opportunità, tante attività culturali che sono anche attività di sensibilizzazione a certe problematiche, l'attività con i centri studi, penso al centro studi Vitruviani, penso al centro studio Malatestiani, che hanno, si sono rigenerate, lì purtroppo alcune attività programmate sono tutte, le abbiamo dovute rinviare, ma sono solo rinviate. È proseguita anche l'attività di conservazione dei nostri patrimoni, mi viene in mente il più recente, la pala di Santa Maria Nuova, anche quello è un bel segnale. E poi ovviamente non abbiamo tralasciato, e mi avvio alla conclusione, progetti importanti. Prima ancora volevo fare un riferimento ad un'altra sensibilità che questa amministrazione ha sempre avuto, l'attenzione verso l'ambiente. Anche sull'ambiente sono state tante le iniziative svolte negli anni, mi viene in mente tornando indietro a Amianto Zero, io penso che poche città in Italia possono vantare un'iniziativa di questo tipo, attività, penso agli scolmatori, alla vasca di prima pioggia dell'Arzilla che è in fase di costruzione, ai progetti finanziati come la verifica e lo studio dell'inserimento salina nelle falde acquifere. Mi viene in mente, e questo penso sia veramente un segnale fortissimo, che al di là delle chiacchiere sono azioni concrete, il lavoro fatto di analisi di tutta la zona industriale, che ha visto un finanziamento importante della nostra città, che è stato rifinanziato per fare ulteriori analisi, sia che riguardano l'aria, il suolo e le acque. E questo, ripeto, anche alla luce delle attenzioni e delle richieste che molti comitati, non molti, insomma, che gli stessi comitati avevano richiesto. È proseguito anche quest'anno l'operazione di forestazione con tanti alberi piantati, ma soprattutto l'attività del riprende adesso, è ripreso a fine anno l'attività del contratto di fiume e altre iniziative rivolte all'ambiente. E ovviamente, come dicevo prima, non abbiamo perso di vista, ci hanno fatto perdere un po' di mesi i nostri fari, alcuni obiettivi forti come quello del Waterfront. Oggi è il 29, possiamo dire che ieri 28 novembre è stato pubblicato, proprio ieri 28 dicembre è stato pubblicato il bando per il concorso di idee del Waterfront, e questo è un obiettivo molto importante perché, come sapete, non sono concorsi di idee quelli che io chiamo finti, nel senso dove si dà un piccolo riconoscimento e poi queste progettualità rimangono nei cassetti. Lo abbiamo già fatto con il parco urbano, chi vince il concorso di idee poi esegue i progetti esecutivi. Fra l'altro anche per quello che riguarda il parco è ripartita la progettazione del secondo stralcio, abbiamo presentato la riqualificazione della casa del custode, nel 2021 vedrà l'intervento. Quindi il Waterfront prevediamo per la metà del 2021 di avere i progetti per poi individuare quali saranno gli interventi da fare per i primi stralci, e anche qui lo ricordo, sono due i bandi, uno riguardano la parte a nord del Metauro e l'altro riguarda a sud del Metauro, perché vogliamo fare interventi importanti con un occhio di attenzione anche per quello che riguarda la parte di Torrette, Ponte Sasso e Metauriglia, che sono anche sotto l'aspetto turistico una zona importante dove c'è il maggior numero di posti anche di ricezione, quindi vedono la nostra attenzione. Il 2021 vedrà anche un piano dedicato alla parte sud della città. Per cui
Adesso mi rendo conto che sono stato sotto certi aspetti un po' lungo, sotto altri superficiale, potrei continuare con un lungo elenco di tante altre iniziative che ovviamente per ragioni di tempo non sto a raccontare. 2021 si sta per aprire e quindi anche guardiamo con un occhio alle attività dal 1 gennaio in avanti. Come dicevo prima, riguarderà quelli che sono anche i macro obiettivi che noi ci siamo dati nel nostro piano di mandato, quindi un'accelerazione per quello che riguarda il piano regolatore, un progetto forte che riguardi integrato la parte sud della città, un percorso di nuovi parcheggi e di riqualificazione degli esistenti, come abbiamo già approvato i piani. I progetti, non ancora gli esecutivi, penso al Rio Risorgimento, penso in Viale Kennedy, al raddoppio della postazione Camper, al Foro Boario, insomma ci sarà un, il 2021 sarà un anno di forti interventi per quello che riguarda i parcheggi. Partirà anche un'operazione nei quartieri, sulla quale non è mai venuta meno l'attenzione, anche qui faremo tutta una serie anche di piccoli interventi che noi riteniamo, a cominciare dal tema del decoro, che riteniamo qualificanti anche per migliorare la qualità della vita. Ci stiamo strutturando perché la sfida è anche quella di non perdere le occasioni. I prossimi anni saranno anni di grandi opportunità, di grandi finanziamenti, a cominciare da Recovery Fund, ormai è una parola che conoscono anche i bambini, ma che sono la grande occasione. Chi non saprà coglierla rischierà negli anni successivi di non poter ottenere risultati. Allora anche su questo come amministrazione ci stiamo strutturando e mi piace sottolineare un aspetto. Un nuovo ruolo che Fano si è conquistata sul campo, un nuovo ruolo con le vallate, con il territorio. Questo è stato un territorio, questo del Metauro e del Cesano, fondamentalmente eterogeneo e diviso anche politicamente, ma devo dire da in questo anno in particolare, partendo dall'attività del sociale, con l'ambito sociale, con il progetto sul turismo, con la stessa ASET dove abbiamo fatto, mi ricordo, con i patti parasociali, sono tutta una serie di iniziative che ci hanno dato credibilità perché hanno capito che le cose che proponiamo hanno sostanza, non sono mere attività politiche fine a se stesse e quindi c'è un nuovo ruolo che Fano svolge. Mi piace sottolineare una Fano sempre più internazionale, grazie anche all'attività che come sindaco ho svolto in questi anni, ma abbiamo tutta una serie di riconoscimenti, di ruoli anche nelle grandi organizzazioni europee, l'ultima la FAIC che vede tutte le università, che vede le camere di commercio e le città sul Adriatico e sullo Ionio della macro regione, dove hanno portato Fano alla vicepresidenza, ma è un riconoscimento a un territorio perché io vedo quando si parla non si parla delle persone che la rappresentano ma delle città che ci sono. E infine, ritornando, rifacendo un passo indietro, tornando all'inizio della conferenza stampa, quando ho parlato di pandemia, della capacità che abbiamo avuto di rimetterci in discussione, forse perché in questi anni non ci è mancato nulla, tra esondazioni, problemi con la costa, le grandi piogge, le nevicate, la bomba, il terremoto, ci ha messo a dura prova e ovviamente le esperienze ci portano a affinare, ad essere sempre più competitivi e più professionali, però c'è una cosa che mi è piaciuta e che in questo anno si è verificata e ci rende orgogliosi, che questa città ha dimostrato di essere una comunità, ha dimostrato di essere capace di fare squadre, di dialogare e lasciatemi dire, mi piace pensare che un po' di merito sia anche il nostro, che in questi anni, a cominciare da me, ma ogni assessore ha cercato di dialogare, ha cercato di rendere protagonisti tutte le parti importanti della città e quando si riesce a fare questo si porta un valore aggiunto e si fa la differenza e questo penso sia uno degli elementi più belli di questa città che molti che vengono da fuori notano e riscontrano. Siamo a fine anno, quindi un grazie anche a tutti coloro che sono stati al nostro fianco, quindi un grazie ad ognuno, ad ogni assessore,
per il lavoro che ha fatto, per essersi messo in discussione, a quei settori della nostra amministrazione che nei momenti difficili non si sono tirati indietro, ma per la collaborazione anche con gli altri soggetti della città, penso dalle forze dell'ordine, al personale sanitario, a tutto il mondo della cultura, ma soprattutto anche tutto quel mondo del volontariato, che è una forza straordinaria nella nostra città, che ci ha aiutato a superare dei momenti non facili, senza i quali avremmo avuto tante difficoltà in più. E allora ecco, oggi ci sentiamo di dire grazie e annunciare anche che dal 2021 daremo vita ad una nuova iniziativa, che sarà una giornata di ringraziamento, dove la città ringrazierà tutti coloro che hanno fatto qualcosa per la comunità. Adesso stiamo perfezionando e pensando come verrà articolata questa giornata, ma penso che sia un bel modo per dire grazie a quelle tante persone di generosità e di disponibilità che rendono più bella, più forte questa città. E grazie a tutti i cittadini che ci sono stati vicini, che ci hanno aiutato, perché un'amministrazione da sola non va da nessuna parte se non ha l'appoggio, la vicinanza e anche la critica della cittadinanza. Però mi sento di dire che nei momenti più difficili abbiamo avuto la vicinanza e anche la riconoscenza, perché va detto, di un lavoro che abbiamo fatto con umiltà, con determinazione e in alcuni momenti con coraggio, perché nei momenti difficili, quando si rimane soli, bisogna decidere, non è facile. Ecco, su questo non ci siamo mai sentiti veramente soli. Quindi ci lasciamo un 2020 difficile e guardiamo con 2021 come un anno di vera ripartenza, dove che ci sia anche una rigenerazione con la quale partiamo dall'esperienza dell'anno che ci lasciamo alle spalle per migliorarci e per ottenere ulteriori risultati per questa città che lo merita, per renderla sempre più bella, dove il benessere tenda a crescere e che non dimentica chi rimane indietro. Anche in queste giornate le iniziative sulle politiche sociali sono state tante, mi sono scordato prima di citarle, ma mi viene in mente tutto il lavoro fatto anche con le associazioni, adesso mi sfugge il nome, forse Tinti mi aiuta, quelle con, vabbè, mi sfugge il nome, adesso non dico, però di aiuto alle famiglie, alle persone sole, e anche questo è un buon modo di essere comunità. Io non aggiungo altro perché mi rendo conto che volevo parlare mezz'ora, ma poi in realtà è tornato il sole, quindi ci ha rigenerato e mi ha dato energia per proseguire. Le cose sono tante, un anno è lungo, ma non siamo rimasti con le mani in mano e devo dire, nonostante tutto, risultati se ne sono conseguiti e speriamo, insomma, l'obiettivo nel 2021 di recuperare anche quei ritardi che inevitabilmente il 2020 ci ha creato.